Facciamo prima un esempio. Prendiamo per esempio in R2, prendiamo l'insieme degli xy tali che x per y è uguale a 1. Chi è questo? Ripeto che vi dato si scrive adesso. Prendiamo questo, chiamiamolo i. Voglio sapere qual è la misura due-dimensionale di E, senza fare la misura. Quant'è? Così vediamo se vede. Quanto può essere? L'area di questo insieme. Zero. Perché? Allora, questo se lo dovete dimostrare con BIM, comunque ci avete le stesse difficoltà di Rebecca, cioè intersego con una palla o una insieme limitato. Allora, mi vedete che questa curva diventa limitata, testa di curva che sta dentro la palla. E questa la posso sicuramente coprire con tanti pallini la cui area totale sia epsilon. Per la finalità di epsilon, l'area totale della curva dentro la palla è 0. Poi come si fa la misura di un insieme non limitato? Si fa l'intersezione con la successione di valori crescenti e limite di 0. Quindi è vero che questa... Andiamo a vedere un'altra esempio. Vediamo un po', per esempio, se prendo la parte di piano compresa tra, vediamo un po', facciamo quadro, lo mettiamo in una cosa, sen x fratto x alla 3/2. Allora, come possiamo
vedere se questa funzione è sommabile. In realtà qua non è che differisca moltissimo da quello fatto in analisi non hanno esposizione. Come è fatto il grafico di questa funzione? Qua ha una cosa fatta così, bisogna capire se decresce sempre oppure no. Allora, fino a... insomma gli zeri sono quelli di seno, poi chiaramente avete una funzione che oscilla sempre più, però per x che tende a 0 da destra se no più infinito, spero che va a 0 questo, spero che va a 0 questo, però 3 mezzi è maggiore di 1 e se va più infinito. Allora come faccio a sapere se, allora la mia funzione seno di x tra 0 e pi greco, per esempio tra 0 e pi greco mezzi, la funzione seno, qua abbiamo comunque è vero che è più piccola di x, però è altrettanto vero che è più grande di questa, diciamo, della retta che c'ha nel segmento, sta di sopra di questo segmento. Questo segmento è 2 su pi greco per x, circolazione della retta che è così. Quindi possiamo dire che questa è minore o uguale in ogni caso di x alla meno mezzi, mi spingete via solo la maggiorazione dall'altro, non mi serviva neanche la maggiorazione dal basso, la minorazione dal basso. Questo però è vero per x compreso per esempio tra 0 e 1, cioè è utile, no? È vero, è vero sempre, però mi è utile, è vero sempre per x positivo, però mi è utile per x compreso tra 0 o tra 0 e diverso con x. Allora questa funzione qui è una maggiorante che è sommabile e quindi effettivamente la funzione è sommabile. Se poi invece andiamo da pi greco in poi, seno di x fratto x alla 3 mezzi in valore assoluto è minore o uguale di 1 fratto x alla 3 mezzi, che è più utile quando vado a infinito, perché questa funzione è sommabile da 1 più infinito, e quindi questa funzione è effettivamente L1, è una funzione sommabile. Invece se faccio sen x su x, questa non è sommabile, questo l'abbiamo già dimostrato l'anno scorso, ma va bene pure per integrare il vettore, perché non è sommabile neanche per integrare il vettore. Tutti gli integrali di Riemann che abbiamo visto l'anno scorso sono integrali di Lebesgue, coincidono con l'integrale di Lebesgue, fatto rispetto alla misura m1 che abbiamo introdotto in questa lezione. Va bene, allora deciso, forse adesso faremo ancora un'altra ora di teoria, però voglio anticipare alcuni esercizi. Per poter anticipare alcuni esercizi ho bisogno
che è la formula di riduzione, anche se non l'abbiamo dimostrato. Allora, cominciamo a dire che cos'è un insieme normale. Cominciamo col caso bidimensionale, poi in realtà quando faremo la formula di riduzione la faremo più generale, però qui siamo nel piano, qui abbiamo un insieme T. L'insieme T si dice normale rispetto all'asse X se è dato dall'insieme delle X e Y, tale che la X è compresa tra A e B e la Y è compresa tra valori alfa di x e beta di x. Dove alfa e beta sono due funzioni. Dai, innanzitutto abbiamo alfa di x minore o uguale a beta di x per ogni x di alfa. Cioè, vogliamo ovviamente che il grafico di quella di sotto stia al di sotto del grafico di sotto. E poi si aggiungono delle cose, per esempio alfa e beta di classe C0 su AB, C1 su AB, altre volte si mettono l'ordine più leggero e qualche volta si mettono i quadri più pesanti. Per esempio, quando faremo le formule di Gauss-Bin ci metteremo C1. No, per integrare basta e avanza. In questo caso l'integrale che andiamo a scrivere coincide tranquillamente con l'integrale di linea. Allora, qual è l'idea? L'idea che io voglio fare è l'integrale su t di una certa funzione di due variabili rispetto alla misura di Lebesgue due dimensionale. Scrivo x, y per ricordarmi che sono la coppia di variabili, però non ci sarebbe bisogno perché M2 noi l'abbiamo definita come qua stiamo in R2, quindi è ovvio che riguarda tutti i due variabili. Allora, come promemoria, allora noi dimostreremo che questo integrale è uguale a un integrale, si dice iterato, cioè si fa, ovviamente questo vale se la funzione f è 1, per esempio se la funzione f è misurabile e positiva, l'effetto è misurabile, questo risultato vale a valore. Allora, cosa si fa? Si fa l'integrale tra alfa di x e beta di x di f di x y in dm1 y, cioè per quasi ogni x questa funzione risulta misurabile in y, in questo integrale si può fare. E poi si va a fare l'integrale tra A e B di quello che viene in DM1. Ora, questa notazione è inutilmente sovrabbondante, quindi per tradizione cosa si scrive? Qua si scrive integrale di F di XY in dx di y, qua l'integrale si scrive in dx y e poi in dx. Oh. Questa può essere, diciamo, tenuta presente con una semplice abbreviazione. Invece di scrivere dm1x scrivo dx, invece di scrivere dm1x scrivo dy. Questa invece è un po' più di un'abbreviazione,
qua ci ricorda il fatto che la misura due dimensionale su R2, anche questo dimostreremo, che sommi gabbie, così come abbiamo fatto le dimostrazioni finora, che coincide con la misura prodotto M1 X prodotto M2 X. Cioè pensate al fatto che l'area di un rettangolo è il prodotto delle misure di lato. E quindi questo fa sì che poi da M2 in XY si scriverà da X in Y. Però attenzione che questo integrale qua, se l'insieme è fatto così, l'insieme non è un rettangolo. Se l'insieme fosse un rettangolo, io potrei fare l'insieme, questo integrale qua lo potrei poi scambiare con l'ordine di integrazione. Ok? Diciamo questo sarebbe magari A, B che è cartesiano, CD, allora in quel caso posso fare integrare su CD e integrare su B facendo integrare al quadrato prima in dx e poi in dx. Invece in questo caso ho un ordine un po' più obbligato. Allora cerchiamo di capire perché l'insieme si chiama normale. L'insieme si chiama normale rispetto all'asse X perché vedete che è fatto dall'unione di tanti segmenti verticali, cioè normali rispetto all'asse X. Ok, perciò anzi, normale rispetto a X. Quindi l'idea è quella di fare prima l'integrale in una variabile sull'asse Y, dove però gli estremi vengono dettati dal fatto che dalla sezione di questo insieme, cioè quando io in corrispondenza del punto X vado a prendere il segmento che sta sopra X e il terzo di quegli insieme, questo va esattamente da alfa di X a beta di X. Ok? Poi del risultato che viene, che è una funzione della X, si deve fare l'integrale a X, dove trae. Ora pensatelo nel caso di che la funzione f sia 1. Se la funzione f è 1, che stiamo a calcolare? L'area di t. L'area di t non è altro che effettivamente l'integrale, almeno certamente se alfa e beta sono funzioni continue, perché abbiamo visto l'anno scorso l'integrale di Riemann, non è effettivamente non è altro che l'integrale tra a e b di che cosa? Di beta di x meno alfa di x. Ma se tu integri 1 tra alfa di x e beta di x viene esattamente beta meno alfa. Quindi sicuramente questa formula funziona nel caso che vogliamo calcolare la misura di piano Giorgio bidimensionale, se inizia già. Poi da qui poi noi la dimostriamo che va in generale se la funzione è 1, se la funzione non è 1, ma questa cosa. Quindi questa è la prima formula di riduzione che incontriamo. Di formule di riduzione ne avremo tante. Allora, il senso delle formule di riduzione, ripeto, o le guardate per le misure o le guardate per gli integrali, il senso è esattamente lo stesso. Pensate alla misura. Allora, io cosa posso fare? Pensate come idea. Pensate a una pagnotta. Allora, io ho la mia pagnotta, il mio
pezzo di pane. Allora, questo pezzo di pane io posso affettarlo, farne tante fette. Che cosa avete? Se voi qua le fette sono fatte in maniera, diciamo, ortogonale all'asse X, allora che cosa avete? Qual è il volume di una fetta? Il volume di una fetta è SI, l'area della fetta, per delta X con I, che è l'altezza della fetta. Se io faccio la somma su tutte le fette, che cosa dovrò ottenere? Il volume della pagnotta. Questo sarà appunto. Ma chi è SI? Io sto prendendo l'integrale tra A e B, diciamo, quando il delta della singola fetta tende a 0, quindi lo chiamo dx, immaginiamo le fette siano regolari, questa sommatoria qua tende a un integrale dell'area della sezione della pagnotta al punto x in dx, e questo fa il volume della pagnotta. Quest'area però a sua volta è un integrale bidimensionale, l'integrale di 1 su quest'area qua. Quindi io posso avere che una misura tridimensionale mi viene data, questo è un integrale tridimensionale, mi viene data da un integrale unidimensionale di una sezione bidimensionale. Allo stesso modo, se io prendo una patata e la faccio a bastoncini di patatine fritte, no? La mia patata viene tagliata con un raggeggio che ne fa tanti bastoncini di patatine fritte, io stavolta che cosa ho? Ho che il volume di un singolo bastoncino è dato dall'altezza del bastoncino. Supponendo che quello sia a maglie quadrate regolari molto piccole, per il prodotto dell'area di base, in prima approssimazione, perché poi dopo può essere tagliata in maniera un po' non parallela al piano di Simpson, però l'area di base chi è? Dx e y. Quindi in quel caso io avrò lo stesso volume V, se diciamo io prendo questo momento in verticale, taglio con la macchina, è l'integrale in dx dy su che cosa? Sulla proiezione di questo qua sotto, quindi su una certo angolo di L di xy in dx dy. Tutti questi piccoli ragionamenti, questo è quello più semplice, ma tutti questi altri piccoli ragionamenti produrranno analoghe formule di funzione. Quindi noi vedremo soprattutto sostanzialmente o queste tre formule di riduzione o qualche variante di queste tre formule di riduzione. Okay? Allora, vediamo delle applicazioni di queste formule di riduzione. Questa qua, cominciate a memorizzarla, e questa è quella che serve di più. Gli altri due riguarderanno misure integrali tridimensionali. Quindi da R3 io posso passare diretto a R2 o posso passare direttamente a R se conosco la funzione. Andiamo a vedere un po' delle applicazioni. Allora, una prima applicazione è
noi seguiamo adesso intuitivamente queste formule di riduzione che poi verranno giustificate con precisione nelle prossime lezioni. Andiamo a calcolare qualche volume di qualche figura solida. Per esempio, cominciamo, prima nel piano cominciamo a calcolare l'area di un'ellisse di semiassi A e B. Ok? Allora, chi è? Qual è l'equazione di questa ellisse? X quadro su A quadro più Y quadro su B quadro meno quadro. Allora, quindi, se io voglio calcolare l'area di questa ellisse, cosa devo fare? Devo fare, legarmi la x in funzione di x e poi fare l'integrale tra meno a e a di questo meno x. Quindi, y su b è uguale a più o meno della radice di 1 meno x quadro. Sono qua. Ok? Adesso quindi devo fare l'integrale tra meno a ed a di due volte b per la radice di 1 meno x quadro su a quadro di x. Quindi questo è 4 volte b per integrare tra 0 ed a, anzi b su a per la radice di a quadro di x. A questo punto faccio la sostituzione x uguale a sen t. E questo mi diventa 4b su a, qua mi viene l'integrale tra 0 e pi greco mezzi, perché tra 0 se t vale 0 e questo vale 0, a pi greco mezzi se t vale 1 e x effettivamente vale a, della radice di a quadro per 1 meno sin quadro per b. Per a coseno di t, uguale, qua c'è una, qua c'è un'altra a, quindi mi viene 4ab, 4ab per integrale tra 0 e pi greco mezzi di cos quadro di t, tra 0 pi greco mezzi radice di 1 meno sin quadro e coseno, coseno per coseno per coseno quadro t, ma questo fa pi greco 4, quindi alla fine 4 per pi greco 4 fa pi greco per t. E questo è ovvio, nel senso che diciamo che questo risultato, a parte che si, qualcuno di voi probabilmente lo conosce pure, però chiaramente si riduce all'area del cerchio, nel caso che sia uguale a b in pi greco r quadro, se a uguale a b uguale a r in pi greco r quadro. Adesso andiamo a vedere se io voglio fare allora, facciamo degli esempi di figure solide. Facciamo
consideriamo questa figura solida, la chiamo C perché è un cono, insieme degli x, y, z, tali che, cominciamo con un caso semplice, z è compreso tra 0 e a, di altezza a. Invece abbiamo x quadro più y quadro, e x quadro più y quadro minore o uguale di z quadro. Allora, come è fatto questo cono? Chi non lo so descrivere? Questo cono è fatto così. Qua siamo a livello A. È messo sotto. Lo potevo mettere pure girare al diritto, soltanto che dovevo complicare scrittura algebrica. No, allora, se voi fissate un livello z, se io fisso un certo livello z, z0, cosa mi viene? Mi viene x quadro più y quadro meno uguale di z0 quadro. Questa che cos'è? È il cerchio di centro x, y uguale a 0 e di raggio 0, a livello z0. Chiaro? Quindi questo è fatto in maniera tale che quando io taglio un certo livello mi viene esattamente la circonferenza. Ora, secondo voi, se io voglio fare il volume di C, qua mi conviene scrivere M3 di C, che quando dobbiamo proprio non scrivo V per volume, si confonde, scrivo M3, tanto abbiamo introdotto M1 e la lunghezza, la lunghezza in R, poi vediamo, la lunghezza di una curva si calcola in maniera diversa. M2 è l'area nel piano, M3 è il volume dello spazio. Chi è M3 di C? Integrale tra 0 ed H di che cosa? Di pi greco z quadro, perché se io taglio il livello z, la circonferenza aveva area pi greco z quadro in del z. Nel momento in cui avremo dimostrato una delle formule di riduzione più di cui parlavamo prima, è chiaro, dobbiamo applicare, noi per ogni z fissato andiamo a vedere la sezione, andiamo a vedere l'area e integriamo su z. Questa è quella che ci conviene, perché sappiamo che le sezioni sono tutte cerchi. E questo è pi greco qua mi viene z cubo terzi, quindi mi viene pi greco h cubo terzi. Questo perché il raggio di base è h, quindi se qua volevo mettere r, cosa dovevo fare? Qua dovevo mettere r quadro e h quadro, perché quando arrivo a livello h deve venire quadro, quindi ci devo mettere questa costante, quindi qua era r quadro su h quadro e qua era r quadro su h quadro, e quindi viene pi greco r quadro h di su, cioè il volume di un cono circolare retto è dato dall'area di base pi greco r quadro per l'altezza di su, e questo, fino a qua ci siamo. Adesso andiamo a fare un'altra figura solida. Andiamo a fare questa figura solida.
Adesso allora, vediamo un po'. Allora io ho un tronco di forma. Allora, questo raggio qua è R. Questo raggio qua è R2 e l'altezza tutta quanto diciamo questa altezza qua è L. Se voglio fare un tronco di cono comunque mi serve l'equazione, diciamo la disequazione che definisce insieme di disequazioni che definisce il tronco di cono. Quindi in ogni caso mi serve questa altezza A. Chi mi sa descrivere questo tronco di cono? Allora, io ho l'insieme degli x, y, z tali che quadro più y quadro, allora z deve variare tra 0 ed L, x quadro più y quadro deve essere minore o uguale, io dico che deve essere minore o uguale ma di un qualcosa per z quadro, per, scusate, z az più b a quadrato per c. Ora adesso aggiustiamo anche c. In realtà c la posso incorporare in f, no? Faccio c a c b. Per quale motivo dico questo? Dico questo perché qual è la caratteristica del tronco di cono? Qua il raggio è R1, qua il raggio è R2 e il raggio è una funzione lineare della z. Cioè, vedete che il raggio nel piano xz o yz si vede meglio, questo è il raggio. Il raggio rispetto a z, se girate e mettete, fate il grafico della y in funzione della z, è lineare. Allora a z più b quando deve fare? In 0 deve fare r1 e a l deve fare r2, quindi deve fare r1 meno z su L per R1 meno R2, perché vedete questa funzione qua a 0 fa R1, quando ci metto 0 uguale a L, L su L se ne va, R1 meno R2 col meno davanti più R1 fa R1. Quindi qua devo mettere R1 meno R1 fratto L per Z a quadrato. Quindi che devo fare? Devo fare l'integrale tra 0 ed L di pi greco per parabola a quadrato. L'area della sezione qual è? Questo è il raggio al quadrato, quindi fare pi greco per R1 meno R1 meno R2 fratto Z fratto L per Z
Allora, questo quanto fa? Questo fa pi greco, l'integrale di az più b, integrale di az più b al quadrato di z, definito, questo fa az più b al cubo fratto 3a. Vediamo un po', derivo viene 3 e si semplifica per z più b per a, e quindi la si semplifica per z più a quadrato per a. Quindi qua devo andare a vedere pi greco che moltiplica meno r1 meno r2 fratto l per z più r1 al cubo fratto 3 che moltiplica meno r1 meno r2, insomma r2 meno r1 fratto l. Tutto valutato tra 0 ed l. Quanto fa? Lo scrivo di qua così si vede sulla telecamera. Pi greco, quando ci metto l qua mi fa l meno r1 più r2, r2 al cubo, viene r2 al cubo pi greco. Allora, questa qua è una costante, la posso portare fuori, quindi viene 3L fratto R2 meno R1 per pi greco. Qua mi viene R1, R2 al cubo. Quando invece ci metto 0 mi viene R1 al cubo. Se abbiamo fatto bene i conti, adesso li controlliamo. Oh, tenete conto che questo è positivo perché questo è negativo, questo è positivo. In realtà vi conviene, il risultato finale vi conviene scrivere così: 3 pi greco l r1 al cubo meno r1 2 al cubo fratto r1 meno r2. Ovviamente qua potete semplificare, viene r1 qua più r1 r2 più r2 qua. Ok? Come al solito, non lungi da voi l'idea di memorizzare una simile formula. Non dovete pensarci minimamente. C'è un altro modo per farlo. C'è un altro modo. E pure meglio. Allora, innanzitutto io mi devo ricavare A, cioè questo tronco di cono a un certo punto si chiude, diventa un bordo. Allora, ricavare A che significa? Questo è R2, R1, questo è R2, questa è L, ricavare A. Non è difficile, perché H meno L, H meno L sta a R2 come H sta a R1. Quindi allora abbiamo H su R1, H per 1 su R2 meno 1 su R1 è uguale a L R2. Quindi H è uguale a L per R1 fratto R1 meno R2. E questo è A. Thank you.
mo il volume del tronco di conno è, calcoliamo anche H-L, H-L, perché H-L è l'altezza del cono, H-L è uguale a L R2 fratto R1 meno R2. Vediamo un po' se ci aggiungo L, funziona. Ok? Quindi, chi è il volume del tronco di cono? Il volume del cono grande meno il volume del cono piccolo. Quindi io devo fare pi greco R1 quadro per H meno R2 quadro per L. Questo quanto qua fa pi greco 1 su R1 meno R2, ci sta tutte e due le vacche, lo metto in evidenza, lo porto fuori, R1 meno R2. Quando ci metto H, H è LR1, quindi la L ci sta, qua mi viene R1 quadro per un R1, e quindi viene R1 cubo. Quando metto L, in realtà questo H-L l'ho calcolato da solo in suo funzione di L. Poi viene meno R2 cubo. L'ho lasciato in una maniera che mi serviva qua. E quindi vedete qui è lo stesso risultato. Per il terzi. No, il terzi sta sotto, Il terzi sta sotto e sta sotto di qua. Ovviamente. Cioè questo lo devo girare, il 3 stava sotto, rimane sotto. Qua invece non ce l'ho proprio scritto, il volume del cono, un terzo, anche in base per la notizia. Ok, quindi vedete che abbiamo lo stesso risultato. Ok? Questo secondo modo è di gran lunga più veloce del primo. Ma di gran lunga. Ok? Cioè, quando avete un tronco di piramide, quando avete un tronco di, indipendentemente se fate, se vi ricordate la formula oppure poi fate gli integrali eccetera, ma conviene sempre fare un integrale eccetera, invece di farlo direttamente sul tronco di piramide, sul tronco di cono, conviene farlo sul cono grande meno quello sul cono, sulla piramide grande meno quello sulla piramide grande. Tendenzialmente è più facile, più agevole, o quantomeno vi può servire per controllarlo. Ok? E praticamente voglio fare esattamente quell'esercizio sul calcolo, diciamo che la densità di una gaussiana fa insomma, la integrale da meno infinito a più infinito della densità della gaussiana fa 1. Effettivamente ci serve un lemma, dobbiamo andare a calcolare questo integrale qua. Questo integrale qua, allora, sapete, l'ho detto già l'anno scorso, che questo, la primitiva di questa funzione esiste tranquillamente, ma non si può scrivere per mezzo di funzioni elementari. E però questo integrale si riesce a calcolare lo stesso. Come si fa? Allora, chiamiamo lambda. Se io cambio nome alla variabile è chiaro che il risultato non cambia. È chiaro, se io la chiamo x o la chiamo t o la chiamo y,
integrale sempre lo stesso. Quindi lambda quadro è l'integrale da meno infinito e più infinito di alla meno x quadro dx, che è l'integrale da meno infinito e più infinito di alla meno y quadro dx. Adesso c'è una prima osservazione. Una prima osservazione è che questa integrale, per i risultati sulle formule di riduzione, è uguale all'integrale tra meno infinito e più infinito, l'integrale tra meno infinito e più infinito, in dx non dx di e alla meno x quadro di x quadro. Sarebbe il prodotto di questi due, utilizzando il fatto che l'esponenziale di della somma è il prodotto degli esponenziali, otteniamo questo risultato. Praticamente da questo è l'integrale su tutte e due, eh? Praticamente la cosa, diciamo, funziona al contrario. Io parto prima da questa funzione qua, poi io alla meno x quadro lo tiro fuori, l'integrale, diciamo, nel momento in cui ho tirato fuori e alla meno x quadro, perché lo posso tirare fuori? Perché non dipende da x, no? Allora cosa faccio? Faccio prima questo integrale nella y, nel momento in cui faccio questo integrale nella y, questo è diventato un numero, questo numero non dipende da x e quindi lo posso portare fuori. Quindi vedete, da qua io arrivo qua, quindi questo fa sempre lambda quadro. Quindi sempre la formula di riduzione. Allora, innanzitutto questa è una funzione sommata, integrale al finito di Riemann, di Lebesgue, come quello che ti parla, al finito è positiva, ma integrale al finito. Perché? Perché è minore, per esempio, di e alla meno valore assoluto di x, quindi integrale si capo facciamo almeno per x grande, per x piccolo non ci sono problemi. Ok, dopodiché, una volta fatta questa prima osservazione, quindi io voglio calcolare questo, sono arrivato a stabilire questo. Vorrei adesso calcolare questo integrale. Per calcolare questo integrale bisogna introdurre un nuovo argomento, che poi dopo studieremo bene in dettaglio, cioè il cambiamento di variabile. Cioè io ho un integrale che devo fare, adesso lo preannunciamo solo, giusto facciamo un assaggio su tutto il piano. Allora, questo piano, invece di affettarlo a strisce verticali e poi fare l'integrale su R, potrei volermelo affettare con tante cornici concentriche. Che significa tante cornici concentriche? Significa usare le coordinate, si chiamano polari, dove ρ è uguale alla radice di x quadro più di y quadro, θ è uguale alla tangente di y su x, questo è nel primo quadrante, altrimenti bisogna aggiustare la formula, perché insomma vedete che x è uguale a ρ cos θ e y è uguale a ρ. Oh, allora, uno, qual è l'idea? L'idea è, io sto integrando sempre sul piano. Il piano come si può descrivere in queste nuove coordinate? Per spazzare tutto il piano, io devo, vedi, se voglio spazzare una singola, diciamo, una singola zona anulare, io devo far spazzare teta tra tutto 0 e 2π greco. Quindi, devo fare integrale tra 0 e 2π greco in teta dell'integrale, poi nella la ρ invece pure delle variabili. Quando questa zona anulare va tra ρ e ρ più delta ρ, prendo solo questa netta,
Se voglio prendere tutto devo fare un variabile ρ tra tutto il piano tra 0 e più infinito. Ok, quindi dθ lo mettiamo qua, del ρ l'integrale lo facciamo dopo, e qua c'è e alla meno. Che cosa? Devo semplicemente calcolare x quadro più y quadro per sostituire, quando faccio x quadro più y quadro mi viene ρ quadro. Il punto è che ci manca ancora qualcosa. Cosa ci manca? Qua. Allora, immaginate che invece di e alla meno ρ quadro, ok, voi stavate integrando la funzione 1. Ok? Se stavate integrando la funzione 1 e qua siamo a ρ, e qua siamo a ρ più delta ρ, l'area di questo anello quant'è? Circa, non è proprio uguale, ma è circa 2π greco per ρ, per delta ρ. Se io invece ci metto 1, l'integrale tra 0 e 2π l'ho fatto, il 2π ce l'ho, ma mi manca ρ. Perché quando faccio questo integrale, se ci metto 1 qua, mi viene sempre 2π. Quindi c'è un fattore di correzione che vedremo poi determinando il cambiamento di tutti i coordinate, che in questo caso risulta essere ρ. Ok? Allora, come si fa questo integrale? Questo integrale è questo fatto. Allora, questo è questo non dipende da teta, lo portate qui. Integrale da 0 più π più delta fa 2π e lo portate qui. Quindi rimane integrale da 0 più infinito di a meno ρ quadro per ρ in del ρ. Allora, questo quanto fa? Siccome la derivata di meno ρ quadro è meno 2ρ, questo è esattamente π greco per meno e alla meno ρ quadro valutato a più infinito che a 0. A infinito e alla meno infinito va a 0, a 0 e alla meno 0 vale 1, con meno davanti, con un altro meno davanti che siamo nel destino inferiore, basta così, vale 1. Quindi cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che lambda quadro fa π greco, quindi che lambda fa radice π greco. Chiaro? Allora, abbiamo giusto il tempo di andare a calcolare l'altro. Andiamo a calcolare. Sigma radice di 2π greco integrale meno infinito a più infinito e alla meno x meno mu al quadrato fratto 2 sigma quadro di x. Qua è una semplice banalissima cambio di coordinate, faccio t uguale x meno mu fratto sigma radical 2. Questo mi diventa 1 su sigma radice di 2π greco ed integrale meno infinito e più infinito di e alla meno t quadro, e poi ci devo mettere t dx, ma dx non è altro che sigma radical 2 dt. Adesso sigma se ne va, radical 2 se ne va, questo fa radice di π greco, pure se ne va, tutto questo integrale. Quindi abbiamo con ciò provato che la densità di una torsione non è la densità, cioè normalizzata a 1, e quindi che
quello che abbiamo detto al corso di probabilità non sono queste cose. Ok? Oh, per volendo possiamo ancora velocemente in un minuto fare la varianza. Chi è la varianza? È l'integrale tra meno infinito e più infinito di x meno mu al quadrato per la legge di probabilità, della densità di probabilità. Allora, con la solita il solito cambiamento di variabili, qua mi viene 1 su radice di pi greco, l'integrale tra meno pi greco e pi greco, di questo è 2 sigma quadro, perché x meno mu al quadrato è 2 sigma quadro t quadro, per e alla meno t quadro in dt. Ok? Il resto se ne andava dalla sostituzione. Allora sì, quanto fa l'integrale tra l'integrale è tra meno infinito e più infinito. Quanto fa l'integrale tra meno infinito e più infinito di t quadro per e alla meno t quadro in dt? Allora mettiamoci pure il 2. 2t per e alla meno t quadro è e alla meno t quadro, quindi per t che rimane, o il meno davanti, valutato a più infinito è 0, questo fa 0, perché a meno infinito fa 0 questo, 0, 0, 0, più l'integrale tra 0 e più infinito di alla meno t quadro di t. Perché ho fatto l'integrale di questa e poi ho fatto la derivata di questa, c'era un minimo, meno davanti. Ok, quindi l'integrale non è cambiato, cioè l'integrale di questo è uguale all'integrale di questo. Allora, che cosa mi rimane soltanto? Questo integrale fa sigma quadro per radice di pi greco fratto radice di pi greco e quindi fa sigma quadro. Quindi avete dimostrato che effettivamente quella lì è una legge di probabilità di media mu e di varianza sigma quadro.